Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video ed in questo video continueremo a stare... Neanche ho iniziato, ragazzi, ha iniziato a piovere così a caso proprio. Ma comunque, siamo qui con un nuovo video della vita reale online, ragazzi, a grande richiesta. Perché vi ho fatto una domanda nella tab community all'interno del mio canale. Che video vorreste vedere? Ok, sto facendo pipì, non resisto più, ok, va bene? E una delle serie che è uscita maggiormente anche durante lo speciale di 500.000, cioè la chiamata, è proprio la vita reale online, ragazzi. Ed è per questo che oggi vi ripropongo un altro episodio per vedere come va e per aggiornarvi un po' sulla situazione. Quindi, chi di voi è all'interno del servers lo sa già benissimo, ma per tutti gli altri, ragazzi, c'è stato un wipe. Wipe significa cancellare. Infatti, tutti i salvataggi del server sono stati cancellati. Questo significa che abbiamo dovuto ricreare un Ehi, nuovo personaggio ciao! da capo. Mi pare di Ah, ehi, conoscerti. ciao. Ma che sta facendo? Ok, Hai preso il vizio, l'hai preso. scusa, ma ecco, questo è uno dei problemi. Ho Perché non capito. capisco perché continuo a far pupù e pipì, E guarda. ora ti spiego un attimo, ora ti spiego un Sono attimo. incontinente, Comunque, cioè. non è che se Gesù sta buttando tutta questa pioggia, tu ne devi approfittare, eh? Attenzione. No, infatti, ma poi mi Senti, sto bagnando, dell'ombrello neanche vieni c'ho. qua, vieni qua, vieni. L'ombrello te lo do dopo io in macchina, ce n'ho un altro paio. Allora, vieni qua che magari vicino a un albero è più consono, già più. Cioè, perché poi continua a pisciare e Cioè, se far... non te l'ha cioè, segnato tua all'infinito. madre, devi abbassare i pantaloni, come fare? Cioè, non lo so. Vabbè, ok, sì, scusa. Non guardarmi, però. No, no, mi sposto perché non è una bella scena. Ok, così ci svuotiamo la vescica e facciamo anche pupù. Così siamo a posto. Ok, non Ma che guardate neanche voi. sta facendo, eh? E mi Giulio, ma che sta dispiace, facendo? mi scappava. Ok, dovrei essere a posto adesso. Ok, Oh, ecco. se devi cagare, caga fuori, che in macchina mia appena tu fai una No, no, scorreggia ti no, no. butto fuori. Quindi, ragazzi, con il wipe il Vabbè, personaggio è stato senti, andiamo in completamente macchina che tu non c'hai ripristinato. manco l'ombrello, vieni, dai. E hanno aggiunto anche un bel po' di novità, ragazzi. Ad esempio, questa di urinare e defecare, che effettivamente è A posto. realistico. Il problema è che, Oh, beh, qui sì. ci sta bello a casa. Aspetta che alzo, accendo l'aria condizionata qua, caldo. Ah, lasciati la cintura, Giulio. Sulla cintura c'è una b*** di grande sul cruscotto. Ah, ok, sì, cintura allacciata. Ok, sì, è vero. Bene, Hai bene, queste bene. macchine. Non Ma l'ho insomma, lasciata cosa io fai sopra, adesso? ok. Cosa fai? Di cosa ti occupi? Allora, considera che ero entrato in città e stavo facendo l'avvocato in città. Ero uno dei migliori Ah. avvocati. E Ah. praticamente appena arrivavo io in centrale, sì, facevo di tutto per poter far uscire o comunque scagionare la persona. Sempre se aveva ragione, naturalmente, o comunque. Sì, certo. Vabbè, ero un ottimo avvocato, ero molto stimato da tutti. Discorso che poi per mancanza di tempo e di voglia ho smesso e mi sono dato magari a qualcos'altro, dai. Ma io, guarda, sono tornato e mi sono messo a fare il pizzaiolo. Pizzaiolo. Sì, solo che non so Guadagna dove bene. prendere le pizze, cioè dov'è la pizzeria? Magari ora vediamo un attimino, però che io devo andare all'ospedale. Caspita, ho Ah, sbagliato, devo fare il come giro. Devo all'ospedale? andare Che è all'ospedale che successo? non mi sento bene, c'ho un maledetto mal di testa che mi sta dando davvero la testa. Devo farmi Ah. fare una visita, sperando che non è nulla di Sì. preoccupante. Ci mettiamo qua, suoniamo il campanello. Din 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 din, c'è qualcuno? È un po' scuro questo posto, eh? Ehi, Mi c'è sa che di nessuno? no, ho fatto una chiamata. Vediamo se qualcuno risponde, viene. Sarò là, ma c'è qualcuno là, mi fa male la testa, oh. Non c'è nessuno, è tutto libero, si può entrare, non c'è nessuno. Ragazzi, come vedete, vicino alla fame e la sete, adesso ci sono altre due barre che sono appunto quelle per fare pipì e fare pupù. Oh, questi che non lavorano, e meno male che prendono pure un bordello di soldi ogni volta che vengo qua, eh. Vieni con me che ti porto a vedere la nuova struttura ospedaliera, che tu non lo sai, ma c'è una nuova struttura ospedaliera. Dai, che figo, non Vai. sapevo. Vieni, vieni, prendiamo questo ascensore. È ancora in fase di costruzione, perché come puoi vedere ci sono delle infiltrazioni di acqua che entrano qui dentro, maledizione. Eh sì, Ah, li intanto puoi mi prendere. prendo un'acqua a proposito di acqua. Se vuoi te la do io, te la do, che ce n'ho una dentro la taschetta qui. Ma no, dai, due acque me le... Se hai qualcosa da darmi, ok, ma se no me le Vabbè, sei prendo fatto, ormai l'hai tranquillo. preso. Anche perché tra l'altro dovremmo venire qui, perché qui fanno le analisi. Dammi il tuo numero di telefono, così nel frattempo che arrivo te lo salvo. Sì. Sei pronto? Vai, vai. 69. Eh? 69 69, 69? 252. Aspetta, 69, 69? Sì, 2 volte 69. Ammazza che numeri che ti sono usciti. 252. Ma li ho chiesti, cioè ho chiesto io un numero che fosse così, sai. Vabbè. Mi hanno detto sì, ne abbiamo uno libero. 252 col trattino in mezzo, giusto? Mandami un messaggio così lo ricevo. Ma dov'è intanto l'ambulanza che non la vedo? No, dai. Pronto, Giulio?
Hai visto? Pronto, Ora ehi! gli operatori telefonici fanno fare anche le chiamate, non solo i messaggi. Bellissimo, che figata, bellissimo. Che poi vabbè, siamo a 2 metri di distanza l'uno dall'altro, ma ok, figo. Ah, fai una cosa, ti passo il mio biglietto da visita, vieni. Prendo qui dalla macchina, aspetta. Ah, Antonio Brunelleschi. Ok. Sì, lunga storia, Bruno, cambiato nome, infatti. non mi No, piace. vabbè, certo. Comunque, eccolo qua. Che figata, ragazzi. Le chiamate anche tra giocatori. Che figo. Guardate, al cellulare adesso starà chiamando sicuramente qualcuno. Magari conosce un medico, qualcuno. Che ne Insomma, pensi dove della mia vivi nuova macchina? adesso? Diciamo che sono ospitato a casa di un amico al momento. Salve, medico! Salve, Ecco, salve. vado. Chi è il signore che sta Può male tra capire. i due? Io, non può Vabbè, è lui capire. come. Andiamo dentro in ospedale. Io ti Ah, aspetto sicché. fuori. Va bene, Giulio, va bene. Beh, ragazzi, come vedete, ci sono un po' di novità, ma per il resto Glielo lasciate lì, è dopo li vado a tutto così, prendere. insomma. È rimasto quello che è. Cioè, avete visto, c'è una nuova ala Giusto. dell'ospedale e Ora un sto sacco facendo di altre aspettare un novità. Se andiamo attimo. nella mappa, c'è il tribunale, vedete, che è una cosa nuova che non me la ricordo prima. Poi mi farò spiegare esattamente cos'è. Dobbiamo trovare il posto in cui andare a prendere le pizze, perché da quello che ho capito, dobbiamo prima andare in pizzeria, farci prendere le pizze, che sarebbe una sondola, Allora, una può aspettare 4 un attimo qua che ho napoletane e una un'urgenza Padre più Pio. altro Sono della le pizze sua, che dobbiamo sono prendere. andato E in ospedale. poi vediamo un attimo che altro. E poi Tom, lavoriamo in questo sto modo. Non so quanto svenendo. si guadagni come pizzaiolo, ma non penso troppo, eh. E niente, Giulio, qua a velocità del servizio sanitario è peggio di quello italiano, a quanto pare. Lei ha la sgranite. Ti ricordi Cosa? questa malattia, eh? Sgranite. Granite? Sgranite. E che Ricor cos'è? È si ricordi questa grave. malattia? No, no, si cura facilmente. Si ricordi di questa malattia che devo andare a urgentemente a Mi dia riprendere un questa farmaco chiamata, eh? subito, allora. No, perché devo salire. Pagarla, la fattura. È lunga come cosa, aspetta qua. Sgranite o sgranete? Ne so, mi potevo dare qualche medicina, un antibiotico, no? La sgranite, mi Ok. sa, non lo so che cos'è. Vediamo su internet se la Boh, trovo. non ce la faccio stare tutta la giornata qui. Convivrò con il mio mal di testa ancora per un po'. Aspetta, cerco su YouTube cos'è sgranete. Sgranite. Ah, giù. Scusa, stavo guardando su YouTube un video. Stavo cercando la sgranite su YouTube. No, No, ho no, non trovato ne un voglio camion sapere. che tipo. Vabbè, no, non c'entra. Dai, andiamo. Non ne voglio sapere niente, non ne voglio sapere. Ok, vabbè, dai. C'è una Vabbè, c'è Ferrari. qualcuno? Bella. È un po' ammaccata C'è una davanti, Ferrari, però è dici? bella. Ma Ha un credo che piccolo potremmo usarla, danno. sai? Ma dai, non ho neanche la patente. Vediamo un attimino. Ah no, l'hanno chiusa. Vabbè, perché Vabbè. alcune volte la lasciano aperta, magari ce la fanno pure usare ogni tanto. Ah, è arrivato qualcuno? Ehi, e tutti i mostri stanno arrivando, e che? Ah, buono, dai, sono arrivati tutti. Una Potrebbe essere Ghibli. qualcuno che ci potrebbe aiutare. Sì, una Ghibli. Chiamiamo qua la scuola guida, magari viene qualcuno. Signor Luke, me Ma ha la deve far cambiato provare colore o questa qua? Maserati. Ma vada a quel paese. Lo sa Ah, che non con è il una metodo Ghibli. dell'avvocato non è una Ghibli. Ok. No, quattro Ah, porte. quattro porte. Ok, vabbè, sembra Maserati. Mo che finisce di parlare al telefono. Vabbè, comunque è bella la Maserati quattro porte. È Però figo più bella lì? la mia Mercedes. Guarda. Bella, tu è un po' più vecchiotta, guarda qua, i fanali, tutto, figo. Vabbè. Dettagli. Hola, Qualcuno salve. qui lavora al Hola. concessionario? No, signor. No, signor. Mannaggia. Hola, eccoti, stiamo cercando proprio te. Carlos, Dimmi, mi spiegale todo. sa che già mi ha spiegato comunque. Sì, gli ho spiegato tutto, devo solo farmi la foto del documento, signor. Glielo do subito. Ma dai. Lo prendo dal Madonna. portafoglio. Non l'avevo visto Buonasera, questa vengo maledetta postale, qua. signore. Guarda cosa è arrivato qua. Sera. Domani alle 4, le manderò la posizione. Va bene, sono Oh, ma ce una brava la fa, persona. signor? Lavora al concessionario qua? Ma ce la fa a No. camminare bene? Che Ma vedo io? un po' che è Direi. tu, vedo che va un po' Ah. troppo sparato, diciamo, un po' troppo Ah. veloce. Vabbè. Accelerato? Ma sono. Diciamo che No, tiene le sono una gambe un po' persona. strane. Ah. Non Secondo so. me è Guarda il perché. mondo da vicino. Secondo me perché zooma troppo con gli occhi. Signore, faccia un saltino che fa bene. Secondo me lei vede troppo vicino e tende ad andare più veloce. Ecco perché. No, Ecco, vedi, l'altro adesso questo. ha fatto un Oddio, saltino. Adesso ha questo. fatto un saltino, Ecco meglio. meglio, Sì, meglio. manca il Anche signore questo. qui. Comunque, se vuole, le chiamo subito uno del concessionario, un Sì, avrei bisogno dipendente. di una patente, mi servirebbe, grazie. Ma mi sa che ha sbagliato a sedersi lì. Si è un po' sulla Scusi, non posso poltrona, a terra. sedermi. Io guardo. Quando ero in India mi sedevo sul pavimento e nessuno mi diceva niente. Non posso farlo qui? Ma si raffredda il poi. Lo so, ma è un'abitudine. Poi prende freddo, come dobbiamo fare? Mi sa che il signore Ecco, qui aveva meglio bisogno di qualche adesso? patente. L'ho portato al Sì, dipendente, eccolo. io ho bisogno della patente. Salve, Ma così chi è che ha si bisogno disconda della il patente? culo? Mi scusi? Io che sono seduto. Certo, prego, mi segua pure in ufficio. Buona Vada, vada, giornata. le tengo la porta. A Grazie, grazie. posto.
Mi dica quali patente deve Avrei fare. bisogno di una patente B. Quindi per la macchina, perfetto. Sì, sì, Sono sì, sì. 650 dollari il costo della patente Sì. e purtroppo se verrà bocciato dovrà ripagarla per intero. Le faccio un paio di domandine di pratica, cioè di teoria e poi passiamo alla pratica, ok? Allora, mi sa dire per caso un paio di cosine sul codice stradale, vediamo, vediamo, mi faccia pensare. Mi dica i limiti di velocità. Sì, i limiti di velocità sono. Mi faccia ragionare un attimo. Dipende da. Cioè. Allora, in autostrada 200. No, un filino meno, ci è andato molto vicino, ma un filino meno. 180, signore, Ah, 180. 180, mi dispiace. È perché ho No, studiato il vabbè. libro molto tempo fa e. Vabbè, Non so se la allora legge è glieli dico cambiata. io velocemente, chiudo un occhio su questa domanda, va bene? Se poi sa guidare bene è ancora meglio. Allora, Grazie. sono 80 in centro città, sono 80. 130 in strade provinciali extraurbane Sì. e 180 nelle autostrade superstrade. Ok. Ma che Mamma diamine mia. sta succedendo? Non si giri, signore, non si giri assolutamente, Oh, non si giri. ok. No, 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 non mi giro. Ok. Scusate. Detto ciò, mi sa dire un attimino come funzionano i semafori in questa città, perché hanno un funzionamento un attimino particolare. I semafori in questa città, beh, ovviamente hanno i soliti tre colori, quindi verde, giallo e rosso. Ok, E esatto. il verde indica che si può avanzare, il rosso bisogna fermarsi, il giallo Ok, sì, ho detto tutto più o bisogna meno accendere. correttamente, le aggiungo soltanto una cosa. Al rosso, quando ci si ferma, si guarda sinistra a destra o comunque da tutti i lati dell'incrocio e se non E poi passa si riparte, nessuno si può ripartire, sì. esatto. Sì, lo so. E niente, a destra, essendo in California, possiamo girare Girare a liberamente destra, sì. e basta, niente. Oddio, è andata bene e male allo stesso tempo. Non sapevo una domanda, Ma però mi perché ha l'ho aiutato fatto sta effettivamente. merda? Poi Mannaggia, ho fatto qualcuno mi ha l'esame anche pratico con una scritto, non so macchina molto come. speciale, eccola qui. Dai, bello. Senti che la sposto. Guardate ragazzi, che Ok. auto per Giulio, fare scuola io ti guida, aspetto che qua, eh. figo. Magari nel frattempo Ah, vado sì, ciao all'ospedale, Bruno. anzi. Ah, sì. Arrivo, Vado faccio il all'ospedale. pratico e arrivo. Sì, vabbè. Signore, provi a Ok. salire un attimino lei. Sì, Sto sì, avendo un sì. attimino dei problemi con il motorino di avviamento della macchina. Sì, si è avviata. Ah, no, 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 Prema. no. Vede, No. qualcosa, un Aspetti il attimino. colletto. Ha qualche problema. Vediamo, il Faccio collega è un meccanico io. Aspetti, esperto, quindi vediamo ah, se lui riesce a ottimo. risolvere il problema. Rimango in auto o esco? No, scenda, scenda Scendo, scendo. se vuole. Ok, ah, l'ha fatta partire, l'ha Ecco. fatta È partire, partita, è perfetto. partita. Che Perfetto. mago. Andiamo, Ok, salta pure saliamo. al posto di guida. La sposti un attimino avanti, che se no non riesco a salire. Ma Allacci la vaffanculo, cintura, l'hai mi fatta lei. raccomando. Quindi, prima cosa, sistemare i sedili e gli specchietti. Perfetto. Allacciarmi la cintura. Ecco fatto. Esatto, e poi per partire cosa fa? Tolgo il freno a mano, metto la frizione e la prima. In Perfetto, esatto, questo caso metto guardi. magari la freccia se c'è necessità, ma qua siamo in una zona chiusa, Sì, quindi. posteriormente non ce l'ha questa macchina. Quindi Ah, non è ok. obbligatorio comunque in città. Prego, possiamo andare. Iniziamo ufficialmente il test pratico. Andiamo, facciamo un giro dell'isolato, quindi vado a destra. Ok, Ok, guardo a guardi, sinistra che non. non arrivi nessuno e Esatto, non esatto. arriva nessuno. È un'auto davvero veloce. Gli ho messo anche una bella turbina gigante sotto. Con il rosso posso girare a destra, Sì, quindi. esatto, destra può. Anzi, facciamo una cosa, vada dritto qui all'incrocio. Vediamo Ok, come prende lei vado il dritto. semaforo. Mi fermo, guardo e riparto. Perfetto, perfettamente. Al prossimo semaforo andiamo a destra, signore. Ok, la frizione. Quanto Ok. vale per. Devo complimentarmi perché sta Grazie. facendo un esame pratico veramente ottimo. Dobbiamo aspettare perché Quel questo qua palo. davanti non mi Ok. sembra uno Quel sveglione. semaforo, sì. E poi, boh. In questo caso sono autorizzato a suonare il clacson Dipende da se sta andando di fretta. o. Comunque, in questi casi più che altro glielo dico, se c'è una volante, a meno che non sente che iniziano a sbuffare, a urlarci contro, le conviene aspettare. Mi faccia un parcheggio retromarcia, se riesce. Un'autoguida che dice se riesce mi faccia un parcheggio. Se riesce. Ok, Ecco vediamo, aspetti che fatto. scendo a controllare se siamo perfettamente nelle righe. Sì. Ok, sì, perfetto, può scendere. E Guardi, l'esame è scendo. veramente andato molto bene. A parte, vabbè, la cosa dei limiti di velocità, ma gliel'ho detto, Sì, chiuso un sì, occhio, non è sì, un sì. problema. Andiamo a firmare tutte le carte, la registro nel Anche. database. E ho trovato il contratto, le do velocemente un attimo il contratto e una penna, e se poi lei mi può dare anche un documento di identità,
mi fa un favore che la registro nel database. Di firmare il contratto, firma, ecco fatto. Registrato, tutto regolare e niente. Come ho detto, tutto sono posto? $650. Ok, ragazzi, adesso dobbiamo vedere dove si trova Bruno, invece. Vediamo un attimo di chiamare Bruno al telefono, che lui mi ha mandato dei messaggi. Dovrebbe essere lui la persona che diceva sconosciuto. Eccola qua. Vediamo di aggiungerla. Inserisci il messaggio. Ehi, ho finito. Ah, mi sa che mi sta chiamando. Pronto? Ciao Giulio, è arrivato il messaggio. Anche io mi sono curato. Ah, ottimo. Oh, perfetto, oh, bene. Io sono ancora là. Tu dove sei, all'ospedale? Ah, mi sa che ha buttato giù, è caduta la linea, non ho idea. Ok, eccolo qua. Ah, eccoti, ti stavo dicendo se eri all'ospedale o se eri già qua, ma sei già qua. Allora, insomma, ho visto che hanno aperto il tribunale. Che cosa si può fare al tribunale? Al tribunale evidentemente si fanno le cause, quelle più importanti, insomma. Vuoi vedere questa macchina, la specialità? Sai che Fai. Questa macchina ha la trazione posteriore? Però no, c'è un poliziotto a destra, va. Appena adesso. Proprio ora, mi raccomando. Sì, te non, non avevo mai visto ancora un poliziotto oggi. Tu non hai visto il casino? No, che casino? No, l'hai visto proprio il casino, vieni, vieni. No, ecco. Be Lucky, questo qua è Be Lucky? Sì, vai avanti, mo a destra. Oh, casino, okay. Figo. A sinistra, perfetto, parcheggia un po' e siamo arrivati. Ma non parcheggiare nell'entrata, Ci stanno i parcheggi, ecco, qui, qui, davanti, davanti. Davanti c'è il parcheggio, perfetto, qui. Bene, prima che mi rimuovano l'auto. Sì, ci sono le strisce, vedi? Non scommettere tutti i soldi. Guarda, guarda. Cavolo, che rumore. Guarda che mazzette di soldi che ci sono qui. Assurdo, enormi. Wow. Non provare a prenderne una che scatta l'allarme qua. No, no, non tocco niente, non tocco niente. Guarda quante slot machine, oh mio Dio. Non consumare i soldi, non li buttare. Qui c'è un secchio. Guarda povero. Quanti soldi in giro. Li lasciano così, la gente non li prende. A quanto pare li schifano i soldi qui. Qui c'è una sala, diciamo, relax più o meno. Vuoi vedere una cosa figa? Vieni, però bisogna far veloce, Vai, vai. Seguimi, seguimi. Non potremmo entrare qui. Solo personale autorizzato. No! Il cavo. Caspita. Ah, ma è aperto. Wow! Peter, non dovremmo stare. Le sicurezze. Cazzo, si è chiusa la porta. Siamo incastrati, non riesco ad aprire. Non riesco Come ad aprire. Non riesco ad aprire. Ma è un cavolo, non si aprirà mai. Dall'esterno si apre, basta. Appunto, siamo. Perché l'hai chiuso? Mannaggia te! No! Perché l'hai chiuso? Siamo rimasti qua dentro, non so quanto ossigeno ci sia. Non prende neanche il telefono. Porca di quella puttana. Ah, però c'è una mazzetta di soldi, vabbè. È l'unico posto che abbiamo. Sento anche dell'acqua. Dove diamine? Evidentemente aperto. La fognatura sarà. Non lo so, forse dove. Oh, madonna. In questo momento abbiamo solo soldi e nient'altro. Io ce l'ho un po' di cibo. Ah, io ho un sandwich che mi hai dato tu e due bottiglie d'acqua, se non una. Vieni, vieni, tiro un po', magari nel frattempo che magari facciamo scattare l'allarme, chiamami i soccorsi. E come li chiami che non c'è il telefono? Non lo so, ci inventeremo qualcosa, dammi un attimo, fammi pensare. Lo sapevo, rimaniamo qua bloccati! Lo sapevo che andava a finire così. Non ti incazzare con me se tu volevi vedere il cavò, è colpa tua. Sì, ma non si chiude la porta del cavò, non puoi chiudere la porta del cavò dietro, no? Non ci ho pensato. Lo sai che poi non si riapre? Adesso ci beccheranno qua dentro e chissà cosa ci dicono. Beh, non abbiamo fatto nulla di male, oltre che oltrepassare. Sì, abbiamo fatto molto di male, sì. La mia carriera di avvocato è fottuta. Sì. Esatto, pensavano che siamo qua per rubare magari. Sì, dei ladri e che siamo rimasti così. Dentro chiusi. Dei ladri che vengono così senza una maschera, senza niente. Vengono a rubare e rimangono pure. Tu hai la sciarpa, più sembra che ti sei messo la sciarpa in faccia per non farti riconoscere. So, è vero, potrebbero accusarmi di questo. Io sono vestito come se fossi in spiaggia. Sono un avvocato, mi saprò difendere, ci difenderemo in qualche modo, dai. Ci difenderemo in qualche modo. Il discorso chiamare qualcuno o dobbiamo aspettare che l'apertura, non lo so. Non so se dobbiamo aspettare domani mattina che arrivi qualcuno al casinò. Non prende. Perché il telefono non prende. Appena trovo una rete wifi libera, vieni dietro di me. Rete wifi libera, siamo in un cavò, non c'è nessuna rete wifi. Ne so, magari appena si avvicina un qualcosa. Vieni qui dietro di me e facciamo una foto, ok? Vabbè, facciamo come vuoi tu, dai. Dobbiamo perché comunque. Perché il dito? Dobbiamo comunque testimoniare. Dobbiamo testimoniare questo accaduto. Ecco, questo va bene. Vuoi fare un vlog, tipo. Ragazzi, ma non potete capire. Siamo chiusi dentro il cavo del casinò. Porca puttana, come dobbiamo fare? Qui c'è l'amico mio Giulio. C'è l'amico mio Giulio. Tu mi ci hai voluto portare qui. No, no. È finita la storia Instagram.
La storia Instagram. Cacchio, appena... non la puoi pubblicare finché non siamo fuori da qua. Appunto. E se passa le 24 ore e ti scade prima che la puoi pubblicare? Aspetta un attimo. Ok, l'ho salvata. L'ho salvata in galleria. Senti, io mi siedo qua. Tu siediti dall'altra parte della stanza che non ti voglio vedere, eh? No, perché queste cose, mo? Aspetta. Bisogna rimanere qua e attendere. Siamo bloccati in un cavò. Che belle scarpe di Ferragamo. Peccato che qua sotto sono inutili. Sì. Ed è tutta colpa tua. No, è anche colpa tua. Non iniziamo. Tu volevi vedere... Volevi che ti presentassi tutta... insomma, volevi vedere il casino. Tu e il gioco d'azzardo. Tu e quel gioco d'azzardo. Che cosa c'entro io il gioco d'azzardo? Sei tu che sei venuto a venire qua. E soprattutto qua del cavò. Io non sapevo neanche esistesse un cavò. Guarda che tu, appena hai sentito casino, hai detto: oh mio Dio, il casino. Sì, ovvio, ma chi l'avrebbe mai detto che rimanevamo qua e... Sei un ludopatico, fatelo dire. Ti devi far curare. Il problema, sai qual è? Non dirmi che ti scappa la pipì o la pupù, perché sennò mi arrabbio, eh. Quello potrebbe succedere tra un po'. Ci sono due stanze, ognuno si prende una stanza, dai. Discorso, almeno sì. Il problema sai qual è? È che i proprietari si sono presi 4 giorni fa una settimana di ferie. Quindi mi dici che il posto è chiuso per 4 giorni? Per altri 2 giorni, sì. Ci abbiamo un po' di provviste, non ti preoccupare. Ma cosa, in 2 giorni tu vuoi mangiare 2 sandwich? Anzi, 4 sandwich e 3 acque? Non morirai, e comunque c'è un altro po', non ti preoccupare. Non possiamo neanche tuffarci nei soldi, perché non ci sono soldi in questo cavo di merda. Sono solo cancelli e schifo, e carrelli vuoti. Ma è strano comunque, un cavo che appunto non c'è niente dentro il cavo. Sì, si vede che o non hanno più soldi quelli del casinò, ma dubito, oppure non li tengono qua, li spostano, e i ladri che vengono qua a rubare i soldi non trovano niente quando entrano. Lo spero, perché a me non mi pare che spostavano dei soldi. Vabbè, mi appoggio al muro e... Dopo, giù. Mi riposo un po'. Sì. Chiudo gli occhi, eh.